Ciao a tutti, sono il professor Berton Michele, insegno in laboratorio di informatica in questo istituto. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Bertola Monica e insegno all'istituto Einaudi l'indirizzo informatica e telecomunicazioni, articolazione informatica. Mi chiamo Zigliotto Gianluigi, insegno sistemi e reti all'indirizzo informatica. Lo studente ideale è uno studente che vuole imparare, che vuole conoscere, deve essere curioso e capire cosa ci sta dietro alle comunicazioni che noi utilizziamo. Non basta saper utilizzare il computer, molti dicono ma mio figlio è sempre davanti al computer, bisogna vedere che cosa fa. C'è bisogno di fare pratica, di imparare a programmare, imparare a costruire siti web, di imparare a configurare le reti e quindi in questo senso sì, l'uso del computer è importante. Se invece lo studente, il ragazzo, tante ore davanti al computer ma solo per giocare, sicuramente stanca la mente e non riesce più poi a approfondire gli argomenti che in realtà dovrebbe approfondire. Quali sono invece poi le materie più specifiche dell'indirizzo, quelle che poi hanno anche un monte ore maggiore? Sono proprio informatica, con 6 ore alla settimana sia in terza che in quarta che in quinta, nella quale veniamo a conoscere diversi linguaggi di programmazione e quindi ci concentriamo su quelle che sono le conoscenze, le competenze per lo sviluppo di software. Vi sono poi altre discipline come sistemi e reti che invece vanno a studiare come sono fatti al loro interno innanzitutto i dispositivi, quindi i computer, e poi come questi dispositivi e questi computer possono essere collegati tra di loro per comunicare in reti locali all'interno degli edifici oppure nelle reti diciamo di tipo internet. Altre due discipline sono di supporto e di completamento per quanto riguarda l'ambito tecnico. Una disciplina ha un nome molto, molto lungo, tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni. Il nome stesso però ricorda che è una disciplina che fa un po' da ponte tra informatica, sistemi e la disciplina telecomunicazioni. In questa disciplina diciamo che forse l'aspetto più interessante è lo studio di quelli che sono i sistemi operativi, quindi software di base dei computer. La disciplina che viene trattata in terza e quarta ed è telecomunicazioni, è interessante perché va a studiare proprio le modalità con cui avvengono fisicamente attraverso segnali di tipo analogico, digitale, le comunicazioni tra i dispositivi, è una materia che nell'articolazione informatica è presente solo in terza e quarta. Poi in quinta viene inserita invece una materia che si chiama gestione di progetto, che serve agli studenti per avere un quadro completo di quello che è un progetto informatico, dalla parte di analisi e progettazione fino alla parte di produzione e di rilascio, anche considerando aspetti di tipo giuridico, legati soprattutto alla privacy e anche economico. All'interno dello studio di queste discipline tecniche che vi ho appena illustrato si evidenzia la parte più interessante di quello che è la scuola all'interno dell'istituto tecnico, perché queste discipline prevedono delle attività laboratoriali. Il ruolo dell'insegnante tecnico pratico è quello di affiancare l'insegnante teorico nelle ore di laboratorio. Durante le ore di laboratorio i ragazzi provano, sperimentano tutto quello che hanno imparato durante l'ora di teoria e quindi vengono affiancati da un insegnante tecnico pratico, esperto della materia, che potrà seguirli individualmente nel miglior modo possibile. Che cosa si studia nella disciplina informatica? Dicevo che si studiano i linguaggi per lo sviluppo di applicazioni software. Che linguaggi facciamo qui a scuola all'Einaudi? Noi partiamo dal linguaggio più tradizionale, anche dal punto di vista didattico, che è il linguaggio C, in terza, per poi passare a un linguaggio un po' più evoluto sia dal punto di vista della programmazione grafica sia poi dal punto di vista delle strutture logiche che sottengono questo linguaggio, che è il linguaggio Java, per poi passare in quinta a studiare linguaggi orientati alla gestione di base di dati, quindi linguaggio SQL e poi linguaggi orientati allo sviluppo di pagine web. Per la disciplina sistemi invece passo la parola al mio collega. La mia materia tende a insegnare agli studenti a configurare una rete di calcolatori e configurare gli apparati di rete che gestiscono le comunicazioni all'interno di una rete di calcolatori. Questa scuola è una scuola che prepara gli studenti nell'informatica e in generale nei sistemi delle reti. La PCTO o l'alternanza scuola-lavoro, l'esperienza di stage in azienda è fondamentale per i nostri studenti in quanto possono
provare ad entrare in azienda e fare un'esperienza che sia complementare a tutto quello che studiano a scuola, mettersi alla prova in modo tale da vedere dove andranno a lavorare o operare. Con le competenze che diamo ai nostri studenti, noi diamo la possibilità di gestire un piccolo CED o di lavorare in aziende più o meno strutturate, quindi le piccole aziende sicuramente assumono figure che escono dal nostro indirizzo per poter gestire magari il sito web dell'azienda, la rete interna della piccola azienda, quindi diventa una figura multifunzione. Multifunzione che si sa muovere in più ambiti. Invece in aziende più strutturate ce ne sono, o banche o quant'altro, che hanno dei CED, dei centri di elaborazione dati molto più complessi. Vedo che si sono inseriti, hanno sicuramente imparato a utilizzare la strumentazione che si trovano in questi centri di elaborazione dati, però utilizzando le competenze che hanno acquisito a scuola. La scuola offre una buona formazione anche per continuare i percorsi di studi, in particolare andare all'università per frequentare le facoltà tecniche, dall'informatica all'ingegneria, ma anche statistica e anche le facoltà scientifiche. Ragazzi, allora, se vi incuriosisce questo mondo legato ai calcolatori, noi vi aspettiamo a braccia aperte qui all'indirizzo informatica e in questo modo avrete la possibilità di imparare tutto quello che riguarda le comunicazioni nel mondo dei calcolatori. Quindi ragazzi, vi aspettiamo, speriamo di ritrovarci qui presto e per ogni informazione potete scrivere all'indirizzo orientain@iesinaudiscarpa.edu.it e vi invito anche a visitare il nostro canale YouTube. Vi aspettiamo numerosi.